Circolo Tennis di Città di Castello, Corrado Monaco il massimo esponente dirigenziale, anche se sul campo ancora si diverte. Oggi nella conviviale del circolo con tante persone, atleti e non solo, a certificare la bontà del momento del circolo di Città di Castello, Presidente. Ma devo dire che assolutamente non posso confermare quello che hai detto, cioè l'attività del nostro circolo si sta espandendo sia a livello organizzativo che a livello tecnico. E chiaramente, siccome abbiamo una scuola di buon livello condotta da maestri giovani e motivati, i risultati che arrivano ci stanno dando ragione. Sicuramente anche una certificazione, come dicevamo prima, la presenza in una conviviale, però voi vivete nel centro sportivo Belvedere di Città di Castello, che come dicevamo a microfoni chiusi, come ha sottolineato anche lei, effettivamente non tutti hanno. La struttura Città di Castello è una struttura di prim'ordine, a prescindere dalla superficie, che è un campo in plate sul quale è stata giocata una semifinale di Coppa Davis, cosa che non so se tutti sanno. Il complesso degli impianti sportivi Città di Castello è oggetto di invidia da parte di tutti gli amici che vengono dall'Umbria, non solo quando arrivano, in quanto è una struttura nella quale si può fare sport in assoluta tranquillità e all'aria aperta. Stagione 2014, i numeri del circolo tennis Città di Castello. Ma noi abbiamo avuto ospiti nei nostri tornei oltre 200 praticanti, abbiamo oltre 100 soci, partecipiamo all'attività con oltre 40 classificati e chiaramente nell'ambito di questa attività speriamo di ottenere dei frutti sempre più qualificati, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile, questo che ci sta a cuore, settore giovanile che è sotto la nostra cura da circa 2-3 anni, quindi abbiamo bisogno ancora di un pochino di tempo per vedere dei risultati di altro livello, però le premesse ci sono. Comunque, diciamo la verità, falsa modestia e quant'altro, qualche risultato inizia ad arrivare? Ma francamente, se devo essere sincero, quest'anno abbiamo svolto due tornei, uno di terza e quarta categoria e l'altro di quarta categoria. E nonostante appunto abbiamo avuto un globale di oltre 200 partecipanti, le finali le hanno giocate in entrambe le occasioni due nostri consoci, quindi francamente non posso che essere contento di come è andata. Un'ultima battuta, ma poi ci vedremo anche in altre situazioni. Dal presidente Monaco del Tennis Club Città di Castello, uno spot pro tennis non solo per Città di Castello. Venite, provate, praticate, perché? Ma perché sostanzialmente il tennis è un posto nel quale la componente del rapporto umano è fondamentale, in quanto tu giochi sempre un'altra persona che sta dall'altra parte della rete, nella quale tu puoi incontrare nuova gente e sviluppare nuove amicizie, nelle quali praticamente per antica legge alla fine della partita dai comunque la mano all'avversario.